inizio di sofferenza, poi mentalità, tanta mentalità per il Verona perché ha gestito. Sì, penso che abbiamo fatto una buona gara, siamo partiti magari un po' contratti dove abbiamo sofferto un po' il Palermo, poi siamo stati bravi a far gol alla prima occasione e niente, abbiamo sofferto, però nel secondo tempo abbiamo avuto qualche altra occasione, potevamo anche chiuderla, però l'importante è aver vinto, non aver preso gol, perché adesso abbiamo una bella settimana per prepararci, perché abbiamo sabato col Milan la sfida molto importante. Che bella azione quella di Martino, una bella palla tagliata. Sì, sì, è stato bravo, Martino ha grande qualità, penso che è un giocatore importante e stasera ha dimostrato che può fare la differenza. E già qualcuno diceva, il segna sempre lui. No, vabbè, segna sempre lui, speriamo. Io cercherò di fare il possibile, sono venuto con questa sfida, mi piace, cercherò di fare più gol possibili, soprattutto di farli fare e di aiutare il Verona a raggiungere la salvezza, che è la cosa principale. Schierato dall'inizio con Caccia e non solo per 10 minuti stavolta. Sì, penso che il mister ci ha provato, è stata una delle poche partite che abbiamo fatto assieme, penso che è andata abbastanza bene e quindi niente, vedrà il mister, penso che quest'anno abbiamo bisogno di tutti, dobbiamo cercare di fare il possibile, di fare gol e quindi vedremo il mister se giocare una punta, due, tre, vedrà lui in base alla settimana e soprattutto contro chi giocheremo. Come va l'intesa nello spazio breve con lui? Come? Come va l'intesa con Caccia, no? Siete no, è chiaro, sai, sì, sai, soprattutto magari quando giochiamo fuori casa facciamo un po' più fatica perché siamo anche due attaccanti, magari anche un po' d'aria, però penso che abbiamo aiutato molto la squadra stasera, abbiamo aiutato i centrocampisti perché eravamo un po' in difficoltà, penso che abbiamo fatto una buona gara e poi quando vinci penso che le cose vanno sempre bene. Luca, il tuo ambientamento qua sta andando alla grande, stai trovando bene in questo Verona e lo stai dimostrando sul campo. Sì, no, mi trovo bene, ho trovato un gruppo bello, giovane, quindi che mi ha accolto bene, io ho cercato di mettermi a disposizione, penso che è importante soprattutto per un campionato così difficile avere un gruppo sano, un gruppo che ha voglia di far bene e che ha questo entusiasmo, perché avremo bisogno di tutte queste cose per salvarci. Tu hai giocato tantissimi campionati di Serie A, un campionato del mondo, qual è il potenziale secondo te di questa squadra? Ma sai, siamo una squadra giovane dove gli altri, dove magari pochi giocatori hanno fatto la Serie A, però dobbiamo cercare di sfruttare questo entusiasmo, sarà importante cercare di partire bene perché abbiamo bisogno di entusiasmo, del calore della gente e soprattutto magari di stare più lontano possibile dalla zona calda perché così ci lasciamo un po' più tranquilli. Hai dimostrato Luca ancora una volta di essere un grande bomber, alla prima occasione insomma hai segnato questo gol fondamentale, forse nel momento più difficile per il Verona. Sì, è chiaro, un gol che ci ha permesso di andare in vantaggio e quindi ci ha dato anche un po' più di tranquillità. Penso che, ripeto, abbiamo fatto bene, è stata una partita difficile dove abbiamo sofferto un po' più il primo tempo, mentre il secondo tempo abbiamo fatto anche meglio. Penso che siamo sulla strada giusta, però abbiamo una settimana per lavorare bene perché sicuramente col Milan sabato sarà un'altra bella battaglia. Com'è stato lo scambio di battute con Ringhio, con Gattuso? Vabbè, con Ringhio è un ragazzo con cui ho diviso 4-5 anni di nazionale stupende, ed è un ragazzo eccezionale, quindi abbiamo avuto qualche battuta quando sono rientrato dopo che mi ero fatto male, però è un ragazzo bravo, poi sta facendo bene qui a Palermo, però soprattutto è una gran persona, gli auguro il meglio perché se lo merita. Hai portato un entusiasmo incredibile qua a Verona, insomma avere un campione del mondo qui all'Hellas non era una cosa da tutti i giorni. Vabbè, io cerco sempre di portare entusiasmo perché ho entusiasmo a giocare a pallone, allenarmi tutta la settimana e cerco di trasmetterlo agli altri miei compagni. Penso che il merito anche di tutta una squadra giovane che ha tanta voglia di far bene, ci alleniamo bene, ci divertiamo, però adesso iniziano ad arrivare le partite che contano e quindi speriamo di iniziare a fare dei punti pesanti. Ciao.